considerazione, qualche esempio, però mi sembra che ci sia molta sintonia con quello che è stato detto fino adesso. Cioè, noi possiamo ben dire che l'economia è la principale causa dei cambiamenti climatici, di tutti i danni ambientali, però in realtà è una parola generica perché intanto non esiste una sola forma di economia, ci sono economie che storicamente hanno portato più benessere senza creare così tanti danni. E poi l'economia, appunto, siamo noi e quindi conta tantissimo quello che è lo stile di vita degli individui e in teoria potrebbe contare molto, potrebbe avere un ruolo importante la politica, e poi lo vediamo nella prossima risposta, invece come sta andando. Se guardiamo appunto ai costi ambientali, io mi chiedo sempre perché non vengono fatti pagare, vengono sempre esternalizzati, no? Quindi ci sono nella produzione, nella logistica, dei danni ambientali che nessuno paga. E se pensate alla logistica nel nostro paese è allucinante, noi appunto ci siamo messi per quello che riguarda le reti di rifornimento dei prodotti per i gas, no? E si va a scoprire quello che fa la grande distribuzione che fa viaggiare le merci su e giù per l'Italia per le varie fasi dei processi di lavorazione, no? E funziona quasi tutto su gomma praticamente, quindi con un inquinamento altissimo e quello che arriva poi è un prodotto già vecchio normalmente e che comunque ha creato tutti questi danni, no? Il sistema della logistica è da rivedere completamente, ma lo stesso si può dire per gli allevamenti.